Allora, buonasera a tutti gli amici, sono l'avvocato Maurizio Cerchiara, per chi non mi conosce, sono un esperto di diritto comunitario e Alzo un po' la voce. ci siamo conosciuti perché abbiamo parlato spesso di questioni appunto di carattere comunitarie collegate alla nostra nazione. Oggi praticamente volevo parlare di un argomento del quale avevamo già trattato la volta scorsa, e cioè quella del rapporto tra praticamente il livello del potere e i cittadini. Perché con l'uscita della Brexit ci sono stati vari articoli, tra l'altro uno dell'ex presidente Napolitano, che abbiamo già commentato e che abbiamo già criticato perché fa riferimento a un articolo di legge della Costituzione impropriamente. Beh, insomma, sono tutte opinioni nelle quali molti esperti dicono: ma noi non crediamo molto nel popolo sovrano. Lo dice poi apertamente anche una settimana fa, ecco, il 24 luglio, l'ex direttore di Repubblica Eugenio Scalfari. Personalmente non credo molto al popolo sovrano, credo piuttosto a una classe dirigente che guida l'economia, le banche, la cultura, la scienza e naturalmente la politica. E lo stesso fa l'ex presidente della Repubblica, il quale dice: ma io credo nella rappresentanza indiretta più che dei cittadini. Anzi, i cittadini non dovrebbero pronunciarsi su questioni così importanti come referendum, se rimanere in Europa o meno. Ecco, quindi ci sono due teorie, no? Che adesso si contendono in campo. Quella, appunto, che abbiamo visto, che il popolo sovrano, che ci sta a fare se c'è una classe dirigente? E quella invece che dice: no, il popolo deve intervenire perché ha la sovranità, perché contrariamente a quello che dice impropriamente dal punto di vista giuridico l'ex Presidente della Repubblica, la sovranità del popolo è sì limitata dalla Costituzione, ma ce l'ha il popolo, non ce l'hanno le rappresentanze indirette. Quindi lui utilizza un articolo con delle limitazioni rispetto a un principio, la sovranità popolare del popolo, e svilendolo e dando la sovranità alle rappresentanze indirette che non hanno. Quindi è un gravissimo errore di giuridico e anche un grave errore di pensiero per me. Comunque, vanno rispettate tutte le idee. Io sono dell'opinione che i cittadini devono intervenire e devono votare. E vediamo oggi nel mondo che sempre di più ci sono dei, fortunatamente, personaggi politici che vogliono ampliare questa sfera di attività del cittadino, finalmente. E poi purtroppo che vengono chiamati populisti, vengono chiamati insomma con i peggiori nomi, eccetera, eccetera. E Ma il invece, termine populista in se stesso non significa niente. beh sì, è Quello che è una. stato Lenin, servo del potere finanziario, oggi lo sappiamo benissimo, che ha coniato questo termine populista in senso negativo, ma non è assolutamente vero, è popolare. È popolare. È perché bisogna rispettare la sovranità del popolo, che invece una certa elite non vuole fare più, perché vuole governare lei. E poi non solo agisce in questo senso dal punto di vista politico, ma c'è un'azione da parte di alcune classi dirigenziali, non soltanto nazionali, che spingono a non... A, a non a, affinché i giovani non abbiano la cultura e non abbiano le possibilità per poter comprendere giuridicamente, tecnicamente, economicamente e dal punto di vista del pensiero in generale le cose e i fatti. Perché poi se si costruisce una società in cui tutto è difficile, in cui non ci sono più valori, in cui praticamente le nozioni non si trasferiscono più, praticamente le persone hanno anche difficoltà praticamente a capire le cose, quindi praticamente a partecipare alla vita politica, economica, giuridica, e non votano e si dimenticano completamente che ci sono invece delle classi che vogliono dominare loro. E quindi questo è tutto un sistema che purtroppo è molto negativo. Ma io oggi, a parte questa questione di cui ho parlato, volevo dire che la soluzione c'è. La soluzione praticamente di. Perché non è sufficiente con la democrazia. Noi già, io lo dicevo già quando con degli amici creai la Consulegit e scrissi
i principi di diritto del futuro, che perché l'umanità vada bene, la società vada bene, non è sufficiente la democrazia, perché la democrazia già non è una pasta, ma che ci mancherebbe. Però la democrazia, come si sta sviluppando e si è sviluppata negli ultimi 20 anni, 30 anni, non consente più al cittadino, al soggetto praticamente, il popolo sovrano, di poter controllare le classi dominanti. Tant'è che sta succedendo quello che sta succedendo, che piccole praticamente comunità decidono le sorti del mondo. Le ricchezze del pianeta aumentano sempre di più a vantaggio dei pochi e diminuiscono sempre di più a svantaggio dei tanti. E quindi non è sufficiente la democrazia, ci vogliono degli istituti giuridici della Costituzione nuovi. Noi con il mio collega, l'avvocato Mauro Fiore, che purtroppo abbiamo perduto per delle ragioni di carattere sanitario 2 anni fa, è stata una perdita gravissima. Noi abbiamo in mente di scrivere questo libro sul diritto intersociale, perché il diritto intersociale si deve occupare proprio di questo, nel dare praticamente, nel mantenere certi praticamente istituti costituzionali che sono propri delle nazioni che conosciamo, delle nazioni più avute, ma di inserire anche quegli istituti che consentono direttamente al cittadino di controllare l'attività governativa. E se c'è qualche cosa che è contro praticamente la Costituzione, il cittadino, con un proprio cittadino, un organo costituzionale che rappresenta i cittadini, deve intervenire. Questo è molto importante. E questo era uno dei fini che il diritto intersociale, che praticamente non esiste. Perché non esiste il diritto intersociale? Perché io e l'avvocato Fiore abbiamo pensato di delinearlo? Perché dal momento in cui è stata enucleata da parte del Montesquieu la teoria della separazione dei poteri, non si è più andata avanti. È molto positiva la teoria e permea tutte le democrazie più importanti del mondo, molto positiva, però è arretrata, perché all'epoca serviva per poter distinguendo le tre funzioni: giudiziaria, legislativa, esecutiva. Si consentiva allo Stato di meglio stabilire il rapporto col cittadino all'epoca. Adesso no, adesso ci vuole la funzione che era di queste tre componenti, deve diventare una sola, quella giuridica, politica, chiamiamola così. Poi però ci vuole la funzione economica e la funzione sociale, scusate, la funzione culturale, culturale e sociale. E queste tre componenti, allora sì che abbiamo la distinzione tra le funzioni delle componenti della società e non soltanto delle componenti dell'attività governativa. Allora sì che la società può funzionare. E questo è un altro, come un argomento molto importante, e non ci possiamo adesso approfondire. Io intanto ne ho parlato in senso molto così generico, però ci ritorneremo senz'altro, perché questo è uno dei fini più importanti del diritto intersociale. E il diritto intersociale, ritorno un attimo a quello che ho detto e poi saluto, il diritto intersociale per primo si deve occupare di questo, dell'inserimento nelle costituzioni moderne di un organo istituzionale che consenta direttamente al popolo di intervenire quando il governo o gli altri istituti costituzionali non rispondono a quelli che sono gli obiettivi della Costituzione. E adesso con queste parole vi saluto, anche perché oggi è il 31 luglio
e anche noi andiamo un pochino in vacanza, sia pure con certi limiti, anche perché ne abbiamo anche bisogno. Grazie a tutti e buonasera, però nel salutarvi vi rimando al dottor Vitali, il quale cambia argomento e parlerà di un'altra cosa, però io non lo so di che cosa parlerà, quindi ve lo dirà lui stesso. Buonasera a tutti, buona vacanza a tutti, buona estate a tutti. A conclusione di quello che ha detto l'avvocato Cerchiara, diciamo altre cosette che è importante che in questo momento noi affermiamo, perché siamo qui per parlare, ma il nostro parlare, come i nostri amici sanno perfettamente, è un parlare che è un agire. Noi agiamo, noi vogliamo agire. Adesso parliamo, domani agiremo fisicamente. Allora, alcune cosette vanno dette subito, perché se no le persone non capiscono bene in che mondo noi stiamo vivendo. La prima cosa è questa. C'è un articolo su Panorama, Occidente svegliati, la resa, numero 30, 27 luglio 2016. Mi limito a far vedere questa cosa perché poche persone, vedi, anche la massa di notizie che circolano, poche persone hanno visto questo articolo. Chi l'ha visto magari non l'ha letto. E questo è il resoconto da parte di un vigile del fuoco di quello che hanno visto in questo barcone dell'orrore, strazianti, a tratti agghiaccianti, ma anche piene di poesia. Sono le testimonianze degli uomini che hanno recuperato i corpi delle vittime del più grave naufragio davanti alla costa libica. Per non dimenticare, noi non dimentichiamo assolutamente, perché sappiamo di che cosa si tratta. Perché vogliamo dirlo ai nostri amici, e i nostri amici che pensano che le cose vadano come dice la televisione, non è proprio così. Nella sentina del peschereccio, dove si raccolgono gli spurghi della barca, un ricettacolo di schifezze alto 30 centimetri al massimo. Li abbiamo presi anche là sotto i corpi dei migranti. Ci siamo andati a guardare per la cocciutaggine tipica dei pompieri, perché non pareva possibile che potessero essere finiti anche là. Chissà come poi, invece c'erano, e parecchi, come nella sala macchine, incastrati, che abbiamo dovuto lasciarli in coda e dedicargli l'ultimo sforzo prima della fine di tutto. Stavano anche nel pozzetto di prua e sul ponte di coperta e nella stiva centrale. Un giorno Alessandro Paola, comandante del Centro Operativo Nazionale, ad Augusta, ha fatto un grafico dei punti di ritrovamento. Anche questo è tipico nostro, di spiegare le cose a torte e spicchi. Ma è stato illuminante, li abbiamo ficcati dappertutto per l'ultima traversata. Li hanno ficcati dappertutto per l'ultima traversata. Ma perché stai leggendo questo? Ammassati come sui treni verso Auschwitz. È così. A contare vivi e morti, adesso che è possibile, stavano in 5 per ogni metro quadrato di barca. Provate a fare un quadrato di un metro di lato e immaginare come ci si possa entrare in 5 e attraversarci per giunta il Mediterraneo. Esorta Giuseppe Romano, direttore centrale per l'emergenza. Ora, questo richiamo che hanno fatto Auschwitz, non so se è vero o non è vero, perché su queste storie ne hanno scritte di tutto e di non più. Non parlare di Auschwitz. Però, Non parlare di Auschwitz. Però, di fatto, qui, siccome parlando di queste cose si è parlato sempre di genocidio, io colgo l'occasione appunto per dire che questo è un genocidio, quindi questo è uno schiavismo genocida. Ho letto questa cosa per dire... Cari amici, guardate che le cose non stanno come vogliono far capire. Questi
migranti che stanno facendo morire annegati sono persone che subiscono un progetto genocida. Allora chi non lo capisce è degno del mio massimo disprezzo. Va bene? Però non è facile capire le cose ovvie. Esattamente, bravissimo. Non è facile capire le cose ovvie, ma noi siamo qui anche per dire queste cose. L'informazione non è corretta rispetto agli avvenimenti. Esattamente. Virgola, purtroppo. No, ma che purtroppo, tanto lo sappiamo, sono loro signori e controllano l'informazione. Oh, per chiarire ulteriormente queste cose, leggiamo un pezzetto che io ho stampato dal 29 luglio 2016, che è una dichiarazione di Giulietto Chiesa. Attacco Rouen. Giulietto Chiesa: è terrorismo organizzato subdolamente da diversi centri di potere. Quindi la dice e lo denuncia Giulietto Chiesa. Alla fine Giulietto Chiesa l'ha detto in televisione, ma gli altri non lo dicono. Coprono le cose che sono abbastanza evidenti a tutti. Per fortuna, quello che noi... evidente non è, bisogna anche provarlo. Provassero loro le cazzate che dicono. Allora, ripeto, qui questo è un processo, è un procedimento genocida, che non ha, anzi è pure peggio delle navi dell'orrore dei tempi in cui lor signori, e ripeto lor signori, quando dico lor signori i nostri amici sanno a chi mi riferisco, facevano la tratta dei negri. Parlo del 700 e dell'800, quanti negri, mettiamo anche il 600, quando venivano trattati nel modo che noi sappiamo. Basta vedersi ad esempio un bellissimo programma televisivo a suo tempo, non so in quante puntate, intitolato Radici, dove si vedeva in quale maniera questi signori, sempre loro, trattavano e continuano a trattare i negri. Quindi, attacco Rouen. È terrorismo organizzato subdolamente da diversi centri di potere. Dice Giulietto Chiesa: tutto ciò che sta accadendo è la prima volta. Penso che ci sia un terrorismo organizzato subdolamente, ci vuol poco a capirlo, ma noi sappiamo chi è che lo organizza, quali sono i centri che fanno e che sono adibiti al lavaggio del cervello di quelli che poi si dovranno trasformare in terroristi suicidi. Non si capisce bene se sono suicidi o poi se qualcuno li uccide dopo. Da diversi centri di potere, inclusi centri europei legati ai servizi segreti. Ma c'è anche una seconda fase che si sta innescando ora: il terrorismo per squilibrio, per imitazione, per impazzimento generale. È l'Occidente che ha creato il caos globale. Noi siamo perfettamente d'accordo. Noi sappiamo che la storia è fatta di, calci di ritorno, calcio dell'asino. Quello che alcuni grandi storici e pensatori hanno chiamato con un altro termine, ma vuol dire sempre la stessa cosa. Se tu spingi l'acceleratore troppo forte in una sola direzione, ti ritorna tutto indietro. Si chiama eterogenesi dei fini. Sarebbe una specie di boomerang. Esattamente, è il boomerang. È un boomerang sociale. Esattamente, lo storico lo chiama eterogenesi dei fini oppure eterogenia dei fini. Quelli che ne hanno parlato più diffusamente sono stati Julius Evola e il grande storico Augusto Del Noce. Cosa sta succedendo? Nel momento in cui gli Stati Uniti e il sistema che governa gli Stati Uniti ha deciso di scatenare il caos, questo caos gli si sta ritorcendo contro di loro, ricordatevelo bene. L'abbiamo detto più di una volta, continuiamo a ripeterlo adesso, non sto qui a leggere per intero l'intervento di Giulietto Chiesa, ricordo che ho mandato agli amici anche un ottimo intervento di Maurizio Blondet su queste cose, ricordo alcuni nomi qualora qualcuno se lo fosse dimenticato. Sentiamo ad esempio alcune frasi che hanno detto lor signori. La società non ha alcuna convenienza a permettere ai degenerati di riprodurre la loro specie.
Theodore Roosevelt, presidente USA, 1901-1909, conquistatore di Cuba e delle Filippine e perciò premio Nobel per la pace. Malthus è stato vendicato, la realtà finalmente conferma Malthus. Il terzo mondo è sovrappopolato, è un disastro economico e non c'è nessuna possibilità che possano uscirne con una popolazione in così veloce crescita. La nostra filosofia è tornare al villaggio. Arne Scholz, direttore di World Wildlife Fund, 1984. Poi questi personaggi parlano poi per benefattori, il WWF. Che bravi, che benefattori, vogliono salvare le giraffe. Dietro c'è un progetto di dominio e di assassinio e di genocidio. Altra frase, una popolazione totale mondiale di 250-300 milioni, un calo del 95% degli attuali livelli sarebbe l'ideale. Ted Turner, fondatore di CNN, miliardario alla rivista Audubon. Vediamo alcuni personaggi che sono sempre, vedi caso, sempre ai vertici di queste strane organizzazioni. Lord Jacob de Rothschild, Isesson Nathanael, il suo figlio Nathanael Rothschild, Baron John de Rothschild, 3, Sir Evelyn de Rothschild, 4, David Rockefeller, 5, Nathan Warburg, 6, Henry Kissinger, 7, George Soros, 8, Paul Volcker, 9, Larry Summers, 10, Lloyd Blankfein, 11, Ben Bernanke, 12. Basterebbe far fuori queste 12 persone per salvare la vita di qualche miliardo di individui umani o anche di animali. Oh, naturalmente qui c'è, se mi consenti di intervenire... Devi intervenire tu, a voce alta. Tu hai... Io sono l'avvocato Cerchiara, tu hai una sicurezza in tantissime cose che io non ho. E cerco di capire, eccetera, eccetera. Tu parli di certezze rispetto a quello che dici. Io cerco di capire, ma non ho queste certezze. Va bene. No, lo voglio dire perché... Ci sono tanti che sono certi della risurrezione di Cristo, io sono certo che questi 12 delinquenti hanno in mano le chiavi del potere nel mondo oggi, capito? È più probabile che abbia ragione io nella mia certezza. Sì, ma quello che bisogna fare non è uccidere questi. No, è i loro eredi soprattutto. Ma perché soprattutto saranno pure morti adesso questi. No, stanno qui, sono lì, sono tutti camprosini, il più giovane a 90 anni. È creare un sistema giuridico in cui quello che dicevo prima, che il diritto in senso sociale può creare in maniera tale che praticamente si può stabilire un eco contrappeso sociale rispetto a questi intenti. Un grande giornalista, per proprio quanto possibile, un grande giornalista italiano. Io sono come John Lennon, sì. Come dice la canzone, sì. Imagine. Che fine ha fatto John Lennon? Vabbè, adesso io questo non lo so perché è stato ucciso. Non lo sai, no, per gelosia. Non è perché cantava certe particolari canzoni. Vedi caso, succede sempre che certe persone in un modo o nell'altro sono uccise. Poi che l'ha ucciso una donna gelosa, un concorrente geloso o quant'altro. Certamente John Lennon è un grande, perché non è grande solo per aver scritto Imagine, è grande per aver scritto anche Woman, che dal punto di vista del rapporto uomo-donna è veramente un capolavoro. Certamente. È un capolavoro anche musicalmente. Non a caso, appunto, come dicevo prima, l'hanno ucciso. E, di recente un notissimo giornalista ha svelato chi sono i veri proprietari di certe azioni particolari per la gestione della Fiat. Proprio ieri è girata questa notizia, io l'ho fatta girare perché mi era arrivata e molti degli amici l'hanno ricevuta. Si tratta di 4-5 persone, il più giovane è, mi pare abbia 85 anni, è la moglie di Gianni Agnelli. E anche lì è molto interessante vedere come delle persone che hanno 3-4 azioni del valore di 5 lire, massimo 10 lire ciascuna, si gestiscono circa 1 miliardo di euro all'anno, non si sa come, non si sa perché, sta di fatto che si spartiscono solo loro, sono 4 o 5, immaginate chi possono essere,
e si spartiscono 1 miliardo di euro all'anno, proprietari di azioni del valore di 4, 5, 10 lire l'una. Oh, voglio leggere un bell'articolo, perché questo è un articolo che è veramente indicativo, del giovane filosofo Diego Fusaro, che veramente fa riflettere. D'altronde tutto quello che dice e scrive Diego Fusaro fa riflettere, per quelli che sono capaci di riflettere, gli altri non capiscono un cazzo, continueranno ad essere e rimanere ad essere i soliti italioti per nostro danno. L'articolo è questo: stragi su stragi e ci fanno credere che, puntini, mercoledì 27 luglio, di Diego Fusaro. Stragi su stragi, senza tregua, quasi una al giorno, ormai. Chissà perché poi questi orrendi attentati si abbattono sempre nei luoghi pubblici, facendo strage di povera gente, di persone comuni, lavoratori disoccupati, ragazzi e studenti. Mai una volta avete notato che l'ira delirante dei terroristi si abbatta nei luoghi del potere e della finanza? Mai! Mai un signore della finanza colpito, mai uno statista, mai un pezzo grosso dell'Occidente. Strano, davvero, che i pazzi alfieri del terrorismo, che in teoria si dice avrebbero dichiarato guerra all'Occidente, non prendano di mira che l'Occidente davvero chi l'Occidente davvero lo governa. Se non ci dicessero un giorno, sì e l'altro pure, che il terrorismo islamico ha dichiarato guerra all'Occidente, si avrebbe quasi l'impressione che si tratti di una guerra di classe, gestita poi da chi? Contro lavoratori, disoccupati, classi disagiate, una lotta di classe tremenda, ordita per tenere a bada i dominati, per tenerli sotto tensione. Proprio ora che, mentre stanno perdendo tutto, iniziano a sollevarsi, è il caso della Francia, della Loire-Travaille, uno dei paesi, vedi caso, più colpiti dal terrorismo. E intanto, a reti unificate, ci fanno credere che il nostro nemico sia l'Islam, e non il terrorismo quotidiano permanente dell'economia di mercato. Ci fanno credere che il nemico per il giovane disoccupato cristiano sia il giovane disoccupato islamico e non il delocalizzatore, il magnate della finanza, il fautore delle riforme che uccidono il mondo del lavoro. Il conflitto, servo signore, è ancora una volta frammentato alla base, nell'ennesima guerra tra poveri, della quale a beneficiare sono coloro che poveri non sono. Il terrorismo, quali ne siano gli agenti, è un'arma nelle mani dei potenti. Fa il loro interesse e lo fa per più ragioni. Intanto perché frammenta il conflitto di classe e mette i servi in lotta tra loro, islamici contro i cristiani, orientali verso occidentali. Lo scontro di civiltà di Huntington va a occultare la lotta di classe di Marx, il tutto condito con le tirate stile Fallaci. Lo scontro delle civiltà è il nuovo ordine mondiale, il futuro geopolitico del pianeta. In secondo luogo perché attiva il paradigma securitario modello Patriot Act, USA, per garantire sicurezza si toglie libertà. E voilà, il gioco è fatto. In terzo luogo si crea adesione al partito unico della produzione capitalistica, anche in chi avrebbe solo motivi per contestarla. L'Occidente buono contro l'Oriente cattivo e terrorista. In quarto luogo si prepara il terreno, prepariamoci, per nuove guerre, guerre in nome del terrore, come fu in Afghanistan 2001 e non molto fa con i bombardamenti in Siria. Il terrorismo diventa una opportunità, sit venia verbo, per guerre di aggressione imperialistiche. Questo è lo scenario, v'è poco da stare allegri, ma è meglio essere informati se non altro. Io condivido al 150% quello che ha scritto Diego Fusaro, penso che anche l'amico Maurizio Cerchiara lo condivida. Certe cose, certi concetti sicuramente sono giusti, però io farei molte considerazioni accanto a queste, perché secondo me esiste sia la questione del mercato e quindi della finanza, ma esiste anche la questione dell'Islam.
tant'è che io consiglio agli amici di leggere gli articoli che pubblicarono Oriana Fallaci sul Corriere della Sera, perché praticamente è vero che esiste una religione che ha alcune particolarità rispetto a tutte le altre che sono negative. Adesso non è il caso di parlarne, e anche questo è un elemento da affrontare nel mondo di oggi. Quindi non esiste solo la finanza. Devo dire altre due cose. E qui c'è un articolo di tale Giuseppe Sarcina, il colore dei soldi, e questa cosa è molto importante, che mi permette di rilasciare alcune dichiarazioni. Questo è il Corriere della Sera, e vedi caso è una critica a Trump, esattamente, e che dice, e appunto ce lo leggiamo con molto piacere, venerdì 29 luglio. Allora, il colore dei soldi. Bloomberg demolisce il mito di Trump miliardario. Una carriera di bancarotte, liti, inganni e lavoratori in nero. Bloomberg, un nome, una filosofia, un nome, un destino. È chiaro che Bloomberg sta prendendo posizione. Tra l'altro, chi è Bloomberg? Bloomberg è un tycoon, un ricastro, un finanziere, un truffatore, un puntatore in borsa, che per i suoi grandi meriti economico-finanziari è stato per ben tre volte sindaco di New York. I tempi in cui a fare il sindaco di New York c'erano ben altre persone. Io mi faccio tanto di cappello quando mi dicono che gli italoamericani sono dei mafiosi o dei camorristi, perché questi sono molto peggio. I Bloomberg sono molto peggio. Non stupisce che Bloomberg si sia disceso in campo in aiuto al corazziale Hillary Clinton, perché sono della stessa razza e servono gli stessi poteri. E questo mi deve servire per dire altre cose. Le accuse contro Trump mi lasciano completamente indifferente. Certo, Trump è un miliardario, e per essere miliardario in America devi essere per forza un truffatore. Allora, o comunque una persona che non mi interessa. Noi, sì, leggo questa situazione, leggo queste accuse per dire che noi dobbiamo andare oltre a queste cose, perché quello che si sta svolgendo negli Stati Uniti è una lotta epocale che segnerà il futuro dell'umanità. Perché contro il vecchio potere finanziario economico usuraio è sceso in campo un personaggio che ha fatto fortuna in maniera piuttosto rocambolesca, ma si è messo per ragioni di scelta, per ragioni proprio commerciali, di marketing, di scelta di mercato, si è messo dalla parte del popolo americano. Questa è la cosa che voglio dire, è la cosa più importante. E la stessa cosa riguarda anche lo scontro tra Giulio Cesare e Gneo Pompeo. Facevano parte della stessa cricca, erano tutti e due senatori di un senato che conosciamo bene. Tuttavia io sarei stato con Giulio Cesare, perché Giulio Cesare rappresentava, nei confronti di Pompeo, che era l'espressione più tipica del potere usuraio dell'aristocrazia romana dell'epoca, e rappresentava invece le forze popolari emergenti, soprattutto la classe dei cavalieri. Comunque voglio leggere alcune cosette perché fa bene a saperlo. Cerca di essere però veloce, sì, se no parli troppo. La gente Filadelfia, dice Bloomberg, io sono di New York e i newyorkesi sanno riconoscere un imbroglione quando ne vedono uno. Michael Bloomberg è stato sindaco della Grande Mela per 12 anni, dal 2002 al 2013, è come quando accusavano Berlusconi di cazzate, no? Di farsela con le ragazzine. Adesso vediamo che differenza abissale c'è tra Berlusconi e questa razza di insetti, senza nessuna offesa per gli insetti, di blatte, che sono al governo oggi, a cominciare dall'ex Presidente della Repubblica.
ma anche Bloomberg è stato sindaco. Cerca di tagliare un po', perché ma Michael Bloomberg è stato sindaco delle Grandi Mele per 12 anni, dal 2002 al 2013. Nei mesi scorsi più volte ha pensato di candidarsi alle presidenziali proprio per tagliare la strada a Donald Trump. Alla fine ha rinunciato sulla base di un calcolo pragmatico ed ora eccolo qui a Filadelfia a schierarsi imperativamente con Hillary. Ricordiamoci che abbiamo anche una gallinaccia italiana che è andata alla convention, ricordiamoci, è proprio bella la convention di Hillary, ti immagini se non c'era il gallinaccio italiano, eh? È partita dall'Italia, è andata a ossequiare Hillary, è chiaro, quindi siamo ben rappresentati, cari amici, informatevi chi è il gallinaccio. Bloomberg, 74 anni, editore, uomo d'affari con molteplici proprietà al sole, è la figura che al gruppo dirigente democratico oggi sembra la più adatta per esorcizzare la sensazione di insicurezza, una sottile paura, un sinistro presentimento che percorre la convention. E cioè che alla fine Trump possa davvero convincere gli elettori presentandosi come un businessman di successo, dotato di fiuto istintivo per le scelte più vantaggiose, capace di negoziare anche con l'interlocutore più difficile. Lo dovrà fare, se Trump vince, dovrà farlo, perché il neorealismo, scusate, il realismo che contraddistingue la politica di Trump, dei suoi consiglieri, lo porterà obiettivamente a mettersi d'accordo con gli avversari. Al contrario di quello che vuole la classe dirigente dei sionisti che comanda in America, che vuole assolutamente la guerra. Hillary l'ha detto e l'ha ripetuto più di una volta che vuole la guerra, e tutti i suoi documenti, tutte le sue email, circa 30.000, sono state svelate da chi dovere. Tutti gli americani sanno perfettamente chi è, che cosa deve fare Hillary Clinton. Talché anche in Italia i media sono stati costretti a sottolineare che c'è una fortissima opposizione all'interno del Partito Democratico contro Hillary, proprio perché Hillary è chiaramente la serva, la vera e autentica serva dei poteri forti che vogliono assolutamente la guerra generale, la guerra che dovrà distruggere l'umanità. Questo fatto delle 33.000 mail è un fatto importantissimo, l'FBI si è pronunciata nel senso che lei ha commesso una violazione, perché in riferimento alle norme che riguardano la segretezza come segretario di Stato, perché funziona questa funzione, però non gli fanno nulla dal punto di vista giuridico. Perché c'ha il potere, ha il potere economico, finanziario con lei. È un fatto gravissimo. Ma gli americani hanno incominciato a capirlo, il popolo americano per 200 anni. 33.000 sì. Mail, non 33 mail. Certo. Il 333.000. Il popolo americano che ha subito il potere dei finanzieri per 300 anni sta alzando la testa, perché ha capito che da ora in poi per loro sarà una rovina. Gli americani saranno chiamati a morire in battaglia nelle tante guerre che dovranno fare per conto della classe dirigente sionista che ha in mano la finanza americana e sta perdendo quella mondiale. Non è che dobbiamo dire nient'altro, io vorrei concludere con qualcosa di positivo. Vieni qui e dillo prima che finisco. No, prima che finisci volevo dire questo, che questo fatto delle mail è importantissimo. Io non lo so se probabilmente la Clinton sembra veramente accumulata praticamente alla finanza, tant'è che è stato proprio il marito che ha tolto la legge Glass-Steagall che praticamente distingueva banche d'affari e banche di interessi, e così ha portato la finanza al potere nel mondo. Quindi la Clinton è l'ultima persona che dovrebbe essere chiamata a, diciamo, governare un paese così. Bravissimo, speriamo che tu hai parlato con una voce piuttosto bassa, speriamo che ci sia stata recepita qui dai microfoni della nostra telecamera. Concludo, gli amici rimarranno stupiti, ma è molto interessante quello che sto per leggere, perché parla proprio di qualcosa
di molto interessante, cioè parla dell'economia e della giustizia viste in un'ottica nazionale. Virtù, il capitoletto è Virtù e giustizia. Ma e riporta. Quale poeta è? No, io non ho detto poeta, ah, no? Parlo di. Questo è uno studioso, è un costituzionalista, Stefano Mario Cutelli, I leoni che ridono. E che dice? E adesso lo diciamo, intanto all'inizio del capitoletto c'è una bella frase di D'Annunzio, Italia e vita, scritta a Fiume il 24 ottobre 1919. Ogni insurrezione è uno sforzo d'espressione, uno sforzo di creazione. Non importa che sia interrotta nel sangue, purché i superstiti trasmettono all'avvenire, con lo spirito di libertà e di novità, l'istinto profondo dei rapporti indistruttibili che li collegano alla loro origine e al loro ruolo. Il capitoletto è intitolato Morale e diritto, la giustizia sapiente. Pensate com'è bello questo titolo, scritto da un giurista, da un grande giurista, la giustizia sapiente. Considerato che si deve valutare come atto moralmente buono quello che realizza coscientemente un fine ritenuto dalla gente benefico e come moralmente cattivo quello che effettua un'intenzione ritenuta dannosa alla società, ci sembra che il carattere distintivo della morale in confronto del diritto consista nel fatto che la morale per giudicare un'azione risale sempre al fine che la gente si era proposto con essa di conseguire, ritenendolo come socialmente buono o cattivo, e nel fatto che giudica l'uomo esaminando solo il valore sociale soggettivo delle intenzioni che egli si propone, sia che l'intenzione non sia stata effettuata, sia che sia stata effettuata rivelandosi però d'un valore sociale obiettivo, diverso da quello che la gente le attribuiva, sia che sia stata effettuata solo in parte, sia che infine sia stata inconsapevolmente tradita proprio con quell'atto che secondo la gente la doveva realizzare. Guardate, cari amici, come è espresso in maniera chiarissima questo, il concetto della realtà nella quale noi viviamo oggi. Ci sono tutti gli aspetti della falsità sociale nella quale noi viviamo, con il concorso fattivo di tutti coloro che dovrebbero in realtà pensare, operare e vivere in funzione dell'interesse del popolo, almeno dicono loro, fanno esattamente il contrario, sono assolutamente asserviti all'interesse della finanza internazionale. Non che il diritto si disinteressi completamente.